mistero della morte e della resurrezione, questo è il titolo del concerto di Pasqua realizzato dal coro dell'orchestra Fabio da Bologna nella sempre suggestiva cornice della Basilica di Sant'Antonio da Padova di Bologna, diretto dal maestro Alessandra Mazzanti. Questa sera io ho pensato ad un programma che possa aiutare il pubblico in una meditazione pasquale attraverso le composizioni dei più grandi compositori di tutte le epoche, perché dico di tutte le epoche perché partiamo da Vivaldi, che siamo nel XVIII secolo, fino ad una composizione di un compositore contemporaneo, Guido de Gaetano, che ha scritto questo brano nel 2002 e diciamo ispiratagli tra l'altro da un evento dei nostri tempi, cioè la tragedia delle Torri Gemelle. Quindi diciamo ogni epoca ha visto l'uomo meditare sul mistero della morte e noi attraverso queste grandi composizioni di questi grandi compositori cerchiamo di portare il pubblico a poter così fare anche questa meditazione, oltre ad ascoltare della meravigliosa musica naturalmente. Compositori di epoche diverse, ma anche di nazionalità diverse, non soltanto italiani e contemporanei, ma vediamo autori di tutta Europa. Infatti, anche perché diciamo in ogni nazione i diversi stili e così si sono susseguiti e hanno proposto diciamo dei modi proprio di sentire la realtà, la musica in modi talmente diversi che possono effettivamente toccare l'animo di tutti. Ci troviamo di fronte a Rheinberger, che è un compositore tedesco di fine 800, inizio 900, quindi siamo nel pieno romanticismo e dunque sentiremo veramente tutti gli stilemi più tipici di questa epoca e come sappia interpretare con questo stile la sequenza meravigliosa dello Stabat Mater. E immediatamente ecco che a lui viene affiancato Vivaldi, che interpreta la stessa sequenza, sempre lo Stabat Mater, ma naturalmente con il suo gusto, con il suo stile. A questa composizione viene affiancato solamente così un estratto dell'opera di Haydn, le sette ultime parole del nostro Redentore in croce, una composizione che gli venne commissionata proprio perché con la musica potesse commentare appunto nella Settimana Santa queste sette parole di Cristo. E noi ne scegliamo solamente due, cioè l'ultima e l'ultima sonata e l'epilogo, il terremoto. Dopo di lui arriviamo a Puccini. Puccini, un nostro compositore, che ha voluto scrivere questo requiem in onore di Giuseppe Verdi, 5 anni dopo la sua morte. Una composizione breve ma veramente intensa e anche questa piena della capacità così di evocativa pucciniana anche nella musica sacra. Con Marco Enrico Bossi, un compositore della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, uno dei più grandi nostri compositori di musica per organo in particolare, che chiude invece con un brano maestoso, pomposo, gioioso, proprio perché poi, dopo questo momento di meditazione sulla morte, noi vogliamo dare questo respiro verso la resurrezione grazie a questo eccezionale brano. Thank you.
dei più importanti compositori che spaziano in diversi secoli e in diverse nazioni. Sono stati interpretati dal coro dell'orchestra Fabio da Bologna insieme al mezzo soprano Daniela Pini con l'organo suonato da Benedetto Marcello Morelli. Da Reinberger a Vivaldi, per passare ad Haydn, Puccini, De Gaetano e Bossi, il pubblico ha applaudito calorosamente una riflessione sulla Pasqua che scorre attraverso il tempo.